Gentilmente, l'ufficio stampa del Comune di Chioggia ci ha dato alcune delucidazioni sulla gestione delle sanzioni che riguardano la ZTL. Le sanzioni emesse vanno controllate, possono infatti esserci degli errori di lettura della targa nel sistema di rilevazione e i fotogrammi che provengono dal sistema vanno quindi visionati da un accertatore uno ad uno, verificandone la correttezza. Se la targa è una tra quelle autorizzate dal sistema, la sanzione viene scartata. Quindi 150-170 accessi giornalieri indicano i veicoli in ingresso prima di questa scorporatura. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Milano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.